Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia, l'amore, la bontà del Signore proprio nell'Eucaristia sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Facciamo memoria oggi di una santa bresciano, bergamasca, nasce a Bienno, in Val Camonica, nel 1847, muore a Bergamo nel 1903, 56 anni. Gertrude Comensoli, grande, devota, amante dell'Eucaristia e guidata dal Signore, fonda un istituto religioso di suore, si chiamano proprio le sacramentine, per l'adorazione eucaristica e la devozione all'Eucaristia. È stata canonizzata proprio da Papa Benedetto nel 2009. Ecco, questa immagine di santa ci richiama la devozione all'Eucaristia in questo preciso momento storico, che anche per noi, per la nostra parrocchia, sarà incentrato proprio sull'Eucaristia. Dopo facciamo una piccola riflessione, ma la celebriamo. Una delle cose più belle, credo si possa chiedere, Signore, fa che viviamo questa messa con tanto fervore, con tanto amore. Purifica il nostro cuore e chiediamo perdono dei nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Padre, tu ci avvolgi nel mistero del tuo amore ogni volta che celebriamo il memoriale della Pasqua del tuo Figlio. Fa che sull'esempio della Santa Gertrude Caterina Comensoli fissiamo lo sguardo con cuore adorante sull'oblazione di Cristo per poter imitare la sua sublime carità verso gli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un Dio solo? Fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi capire che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le sue opere quando offrì Isacco, suo figlio, sull'altare? Vedi, la fede agiva insieme alle opere di lui, e per le opere la fede divenne perfetta. E si compì la scrittura che dice:
Abramo credette a Dio e gli fu accreditato come giustizia, ed egli fu chiamato amico di Dio. Vedete, l'uomo è giustificato per le opere e non soltanto per la fede. Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. La tua legge, Signore, è fonte di gioia. La tua legge, Signore, è fonte di gioia. Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza degli uomini retti sarà benedetta. La tua legge, Signore, è fonte di gioia. Prosperità e ricchezza nella sua casa, la sua giustizia rimane per sempre. Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti, misericordioso, pietoso e giusto. La tua legge, Signore, è fonte di gioia. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno. Eterno sarà il ricordo del giusto. Vi ho chiamato amici, dice il Signore, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, convocata la folla insieme ai suoi discepoli, Gesù disse loro: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. Diceva loro: in verità io vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto giungere il regno di Dio nella sua potenza. Parola del Signore. Dalla parola che abbiamo ascoltato e dalla testimonianza di questa santa nostrana, abbiamo l'occasione di mettere a punto, bisogna fare una scelta, ci sono tantissime cose che potremmo riflettere, approfondire. Pensate solo a questo brano di Vangelo o il brano della lettera di Giacomo. Ecco, semplicemente tre pensieri che ricollegano ad un unico filo conduttore le letture e la testimonianza della santa, ma anche quello che stiamo per vivere nella nostra parrocchia. Santa Gertrude era così devota dell'Eucaristia, pensate, e commise anche una marachella grossa per quei tempi, dove i bacchettoni scandalosi l'avrebbero
si infilò a fare la prima comunione, non so come, ma si vede che era, che non aveva ancora 7 anni, ai tempi in cui la prima comunione, tanto era il desiderio dell'Eucaristia di Gesù, cioè quasi una predestinazione su questa strada, che poi la porterà anche a fondare queste suore sacramentine del preziosissimo sangue, cioè dedite l'adorazione eucaristica continua. La grande amore all'Eucaristia, lei sosteneva, è l'Eucaristia che ci fa essere, vivere nell'amore di Dio. Cioè noi siamo figli di Dio, abbiamo il battesimo, abbiamo la vita di Dio in noi, ma questa vita del Signore che è dentro di noi è tenuta continuamente viva, come la nostra vita materiale, no? Mangiamo, ci curiamo, dormiamo, la vita che ti viene tenuta accesa, ecco, la vita di Dio è tenuta accesa dall'Eucaristia. E beati quelli che hanno la possibilità e il desiderio di venire all'Eucaristia, magari anche nei giorni feriali. Detto questo, le due letture. E San Giacomo, abbiamo sentito un auspicio, come ha parlato ai ricchi, eccetera, eccetera. Qui dice una cosa molto forte, che potrebbe anche generare delle contraddizioni, delle incomprensioni. Così è stato nella storia, no? Della Chiesa anche. Ma la fede o le opere? È chiaro che noi siamo salvati per fede, perché è il Signore che ci salva. E il rischio del pelagianesimo lo ha denunciato anche il Papa nell'intervista della settimana scorsa, cioè ci salviamo con l'impegno forte personale e con le nostre opere. Ci salviamo perché ci salva il Signore. Non ci sono questi tipi di meriti, anche perché quando uno riesce a fare tante opere buone, tante, tante, è solo lui o perché il Signore glielo permette e lo sostiene? E magari un'altra persona che vorrebbe fare tanto bene e non riesce a farlo per tanti motivi, la timidezza. Allora le opere, eppure qui San Giacomo dice chiaro e tondo, quello che diceva il Papa quella sera, le due teorie, il pelagianismo e lo gnosticismo, l'agnosi, pensieri o opere? E qui c'è l'occasione di approfondire un'idea importante. La nostra fede non è una filosofia. Non è che noi crediamo nei dogmi e basta. Certo, il credo, i dogmi, ma la fede non è una filosofia, un'idea. Non basta che uno dica, ma sì, io credo che il Signore è risorto, basta. Cioè la fede non è riducibile all'aspetto intellettuale. Prende il cuore e la vita. Io credo che il Signore è morto, risorto, ma ci credo col cuore e la fede diventa vita. Ecco allora quello che dice San Giacomo. Le opere non è per diventare efficientisti o per dire che compriamo la salvezza, semplicemente le opere sono una conseguenza della fede. Se io ho questa vita di Gesù dentro di me e non è una teoria ma è una vita, allora è amore, pensiero, preghiera e anche opere. E anche il Vangelo lo sottolinea, perché il fatto che Gesù dica a che serve guadagnare tutto se poi perdete l'eternità e la vita eterna, vedete che anche lì c'è il pensiero della fede, ma c'è anche la sostanza. Tante volte siamo preoccupati, materializzando anche la nostra vita, il nostro essere cristiani, di guadagnare, accumulare. Questo avviene anche nella vita cristiana.
Siamo attenti a guadagnare quello che il Signore ci fa guadagnare con l'impegno di rinnegare se stessi e portare la croce, sempre ricordando che perdere la vita dipende da noi se la buttiamo via, e guadagnarla è proprio con l'aiuto del Signore. Allora arrivo all'ultimo pensiero breve, ma so quanto ci tiene il prevosto. Settimana prossima abbiamo i tridui e è un'occasione davvero per un salto così di qualità, alzando un po' l'asticella delle esperienze, perché guardate che certe esperienze, anche liturgiche, ci fanno bene. Ebbene, il ricordo dei morti e la nostra vita pensando alle realtà ultime. Guardate come diventa vero quello che ci insegnava Santa Gertrude e quello che dice San Giacomo. Il ricordo più bello dei morti lo facciamo proprio attraverso l'Eucaristia. Cioè, è qui che noi, incontrando Gesù, incontriamo i nostri morti. Certe raffigurazioni, no? Dei secoli passati, queste anime del purgatorio che salivano. A me piacevano quelle che mostravano queste anime salire intorno all'altare. Perché è qui che si vive la morte e la risurrezione di Gesù e la viviamo tutti i giorni. È un memoriale vivo. Allora è qui che i nostri morti sono intorno a noi e quelli che aspettano il dono di questa purificazione. Ecco perché facciamo dire la messa per i morti, perché è il sacrificio di Gesù che salva e libera. Ma è proprio nella celebrazione eucaristica che avviene questo incontro stupendo. E allora il ricordo dei morti, soprattutto attraverso l'Eucaristia, la celebrazione della Messa. Tra l'altro, quando facciamo la comunione, Gesù diventa così intimo a noi, che, come diceva San Tommaso, noi diventiamo Gesù, perché è Lui che ci trasforma, così anche i nostri morti dall'Eucaristia ricevono quella definitiva fisionomia. Sarebbe da parlare parecchio sull'idea del purgatorio, ma è un completare la nostra identificazione in Cristo e anche quella dei nostri morti. E allora il triduo si baserà sull'Eucaristia. Vi avete notato anche nel programma, perché si fa l'adorazione eucaristica durante il triduo dei morti. Potremmo star qui a dire 10 rosari, non so, perché l'adorazione eucaristica e la messa? Perché il cuore della devozione e della preghiera per i morti è proprio l'Eucaristia. E allora ci prepariamo a vivere queste giornate con un desiderio, un fervore grande. Fratelli, mentre Cristo intercede per noi presso il Padre, testimoniamolo davanti agli uomini dicendo: tu sei il Salvatore. Tu sei il Salvatore. Perché la fede dei cristiani non si esaurisca in parole che non impegnano l'esistenza, ma si esprima in opere ispirate dalla carità, preghiamo. Tu sei il Salvatore. Perché la Chiesa, seguendo il Signore e accettando di perdersi per Lui, gli diventi sempre più simile in una medesima unità di intenti. Preghiamo. Tu sei il Salvatore. Perché, grazie alla forza dello Spirito che opera nei nostri cuori, cerchiamo e troviamo occasioni per testimoniare Cristo e il Vangelo. Preghiamo.
perché le comunità cristiane, vivendo come Gesù in funzione degli altri, diventino dimora di Dio e annunciatrici del suo regno. Preghiamo. Tu sei Salvatore. Signore, celebriamo la tua Pasqua, ti incontriamo, ti adoriamo, ti riceviamo nel cuore. Fa che davvero i nostri sentimenti siano tutti orientati verso di te, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Eterna, benedetto nei secoli, Signore. A te, Signore, della nostra unione con la vita divina di colui che è venuto a noi, benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua verità abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Glorifichiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle formate questo sacrificio, all'opera e gloria del suo nome e del nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Padre misericordioso, che in Santa Gertrude Caterina Comensole impresso l'immagine dell'uomo nuovo, creato nella giustizia e nella santità, concedi anche a noi di rinnovarci nello spirito per essere degni di offrirti il sacrificio di lode. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo l'ammirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.
vivente e santo, sei tu, Padre fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Pier Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare di Angelo, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Caterina Gertrude Comensoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, non abbandonarci sulla tentazione,
liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei cieli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà. Che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnus Dei, qui tonis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tonis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tonis peccata mundi, dona nobis pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.
Preghiamo. Dio onnipotente, che in questi sacramenti ci comunichi la forza del tuo spirito, fa che sull'esempio della santa Geltrude Caterina Comensoli impariamo a cercare te sopra ogni cosa, per portare in noi l'impronta del Cristo crocifisso e risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. E diamo grazie a Dio.